Buongiorno raga da Bali, quindi nuovo video, quindi nuovo giovedì, sono nella villa di Peter. Hola! So, Peter is the owner of Changu Info and Peter James Collection that you can watch right here down in the link in the description. So, tell something about you. Well, I'm Peter James. I live in Bali for 10 years. Mm-hmm. And then, yeah, now we want to make something. Yeah, esattamente, infatti qua stiamo lavorando con... Dude, introduce yourself. Hello. Hey, I am Eric. I have brand Stainflow and we make something for him. You can also check his products in the link down below. And where are you from? From Poland. So, some European and Indo guy. We team up together. E qua stiamo iniziando a fare i primi design del brand di cui vi avevo accennato e infatti stiamo lavorando qua, come potete vedere. Guardate qua. Quindi questo in anteprima è il primo design della prima maglietta che lancerò e ne abbiamo altri in cantiere. Quindi tra poco andiamo a Kuta a vedere due supplier per vedere la qualità, i prezzi, i costi di produzione, tutto quanto. E quindi stamattina giornata di lavoro, quindi ci vediamo a Kuta. Dunque raga, dopo aver visto il primo supplier che mi sono dimenticato di filmare, quindi stupido io, siamo al secondo supplier qua a Kuta. Quindi adesso vi faccio vedere un po' quello che stiamo un po' vedendo. Dunque questi sono i vari materiali, ma come potete vedere abbiamo un 100% materiale di bambù ed è morbidissimo. Questi sono sempre colori 100% bambù. Questo materiale qua invece è riciclato, cioè viene prodotto con materiale riciclato dalle bottiglie di plastica trovate sulle spiagge di Bali. E non solo, anche quel costume qua che potete vedere viene creato appunto con materiale riciclato dalla plastica delle bottiglie. Insomma, vi posso dire che è esperienza veramente nuova quella per me di vedere insomma quali sono i materiali da scegliere per creare un prodotto di qualità. È tutta una roba nuovissima, però vi posso garantire che sono super eccitato da questa roba qua. È stranissimo essere da un supplier e provare e testare tutti quelli che sono i materiali diversi. Comunque, come magari avrete già visto su Instagram, ho già pubblicato i primi design. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Dunque raga, allora i lavori qua procedono, stiamo prendendo un po' di accordi, vediamo un attimino. Nel mentre quindi noi finiamo di lavorare, adesso vi porto a vedere cosa diavolo sta succedendo in una città come Seminyak. Allora, dunque, oggi volevo farvi vedere in realtà qual è la situazione in determinate città. Ovvero, se nella zona in cui vivo io, la zona di Canggu, di casi veri non ne sono stati registrati, forse due, al massimo tre, non di più, e quindi bene o male nella zona di Canggu è brava, la vita continua nella sua più o meno normalità, ci sono dei posti come Seminyak che sono diventati delle città fantasma. Allora voi immaginate che Seminyak è una di quelle città più turistiche in assoluto, più vissute
con la vita notturna più importante dell'intera isola, piena di ristoranti, piena di negozi, sempre piena di gente, sempre piena di giovani, macchine, motorini, affari, un casino della Madonna. Adesso vi porterò poi a vederla perché è impressionante, è completamente deserta. Stessa cosa è accaduta anche a Kuta. Anche Kuta è il capoluogo, diciamo, di Bali, città enorme, città piena di taxi, anche lì ristoranti, hotel, negozi, centri commerciali, eccetera, ed è diventata pure lei una città fantasma. È veramente impressionante questa cosa, soprattutto perché ci stiamo avvicinando alla fine di quello che dovrebbe essere il lockdown di Bali, ovvero il 1° di giugno, quando tecnicamente si dovrebbe tornare a una vita più o meno normale. In realtà cosa sta succedendo? Che ad esempio oggi è stata rilasciata dalle autorità un nuovo regolamento ancora più stringente nella zona, nell'area di Denpasar. Quindi in realtà nessuno capisce bene cosa stia succedendo. Addirittura vi do un aggiornamento in più. Negli ultimi 2 giorni noi siamo andati a far surf nella zona di Brawa, dove ci saranno stati 200-300 persone tra in acqua e sulla spiaggia, e non abbiamo più visto né Banjar, né Pechanan, né poliziotti, più nessuno. Come se la spiaggia fosse di nuovo aperta. In realtà questa cosa non è vera, la spiaggia è ancora chiusa. E quindi tutti quanti ci stanno facendo delle domande perché non capiamo più quale sia in realtà la situazione dei fatti. Nel mentre vi posso dire che i rapporti tra persone del posto e stranieri in realtà si sta abbastanza esacerbando questa situazione. Poi vi spiegherò meglio dopo questa cosa. Nel mentre adesso vi porto a vedere Seminyak. Avete visto il mall? Allora, anche lì, perché il mall di Seminyak è chiuso mentre quello di Kuta è ancora aperto? Ragazzi, ci sono delle cose qua che non hanno alcun tipo di senso, cioè proprio la mancanza di logica nelle scelte che sono state fatte e che non si capisce appunto il motivo. A Canggu sì, a Brawa no, a Seminyak così, a Kuta è tutt'altra un'altra storia. Io ragazzi non sapevo veramente come commentare, perché è difficile anche per noi che adesso viviamo qua capire esattamente cosa sta succedendo e quali sono le vere regole, anche perché ogni comunità tecnicamente ha la possibilità di scegliere le proprie regole, quindi in realtà è tutto un gran casino. Bella raga, dunque, bella un cazzo. Allora, sono appena tornato a casa, sono più o meno mezzanotte e mezza. È veramente brutto dovervi raccontare quello che sta succedendo a Bali, ma è giusto che io vi racconti non soltanto le cose belle, ma anche le cose spiacevoli. E adesso stiamo parlando di cose parecchio spiacevoli, ovvero da quando siamo entrati in questa fase, chiamiamola di lockdown, si sono iniziate a esacerbare delle tensioni tra locali e stranieri. Tensioni che erano state preventivate o paventate da qualcuno in tempi ancora non sospetti e si sono pienamente verificate. Non pensavo che una roba del genere sarebbe oggettivamente accaduta, ma le cose stanno così. Di base c'è la totale caccia allo straniero, cioè lo straniero è diventato il capro espiatorio di tutti i mali che stanno succedendo qua. Noi siamo non i portatori del corona, noi siamo il coronavirus.
Stasera cosa è successo? Una delle tante altre situazioni che si sono verificate. Stavo tornando a casa da casa di Abi. Sì, noi abitiamo un chilometro di distanza, pochissima roba. Ad ogni modo, tornavo da casa di Abi e adesso hanno implementato, non si sa il perché, di notte dei blocchi di controllo, ok? E finché si tratta di blocchi di controllo avrebbe anche un senso. In realtà le cose stanno in maniera un po' diversa. Ovvero, io tornavo appunto a casa di Abi, mancavano 200 metri a casa mia, dal punto di blocco a casa mia, mi fermano, erano 12 di questi banjare, pecialane, eccetera, un grassone con una mazza di legno che la sbatteva contro la ringhiera, e uno di questi che mi fa: tu cosa vuoi? Faccio: guarda, io voglio andare a casa. E mi fa: ah no, non lo sai, adesso strada è chiusa, qua di là, ma cosa pretendi, cioè cosa vuoi? Tornatene indietro. Li faccio: ma indietro dove? Cioè, ero a casa di un amico, voglio andare a casa mia. Ah, a me non me ne frega un cazzo, gira i tacchi e levati. Letteralmente così. Per fortuna sono riuscito a trovare un vicolo nascosto per aggirarmi questo problema qua, e praticamente gli sono arrivato alle spalle, quindi me ne sono sbattuto i coglioni. Però se non avessi conosciuto questo posto e anche per tornare a casa di Avi era impossibile, perché poi ci sarebbe stato un altro blocco. Cioè, questi ti lasciano in mezzo alla strada a dormire di notte perché non gliene frega un cazzo, specialmente perché tu sei straniero. E anzi ti dicono, cioè fondamentalmente mi hanno detto che a parlargli gli stavo infettando. Ma vi rendete conto? E ovviamente poi su internet la cosa sta letteralmente esplodendo. Li insultano perché tu sei il boulet che porta il corona. No, scusami, tu sei il boulet e sei il corona. Quindi la situazione, il casino in generale è causato da te, e se loro non hanno lavoro e non hanno più soldi è colpa tua. Sì, raga, fa veramente strano parlare di Bali in questi termini, eh? Quello che un tempo era conosciuto come un paradiso si sta trasformando in un campo di battaglia. Parlando con tante altre persone, tanti altri expat, tanti altri surfers, anche italiani, australiani, eccetera, tutti amanti del posto, in tantissimi stanno veramente vagliando l'idea di levarsi dai coglioni una volta che questa situazione è finita, perché proprio in questo frangente, in questo mese e mezzo, sta venendo fuori una faccia, la vera faccia di Bali, oserei dire. E non piace a nessuno. Il posto è stupendo, il surf tutti i giorni. Io non potrei più essere più che contento di stare e vivere in un posto del genere, ma il posto non sono le persone. Questa è la grossa differenza. E a vivere in questa situazione sotto coronavirus, vi assicuro che è tutta un'altra faccenda da quello che vedete solitamente su Instagram. Boh, raga, io adesso me ne vado a letto e domani vorrei surfare. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commento, subscribe e... Beh, se volete sapere cosa succede la settimana prossima, giovedì prossimo, ci vediamo di nuovo sul mio canale. Bella raga!